Allora, qualche minuto ormai con l'ospite costante Daniela Martani, che è qui e che stasera ha annunciato, caro David, ha annunciato, mi ha detto che vuole violare il coprifuoco di Roma. Così la multa ce la togliamo dalle palle, viva. Vai, scusa, avanti tutta. Scusa, Daniela, che vuoi fare? Ciao, Squinter. Buonasera, in collegamento da Roma, la squinternata. Non occorre dire Martani, Cruciani. La squinternata. Ecco la squinternata. Anche tu, sei pronto a fare sesso, a masturbarti davanti a tua moglie, caro? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? No, perché lo sai che Pagliasco ha detto questo, che anche io non faccio queste porcherie. Ma sì, hai ragione, tra le coppie, come ti permetti? Bisogna masturbarsi, ha detto quello. Ma come ti permetti? Ha detto onanismo, ha detto. L'ha meglio detto, mi scrivono giustamente Tommaso, non dirò il cognome, ma insomma, grande Tommaso, mi scrive la Martani, punto, una pancia piena di verdure. Ottimo, signor Tommaso. Infatti, fino adesso mi ha protetto da questo virus. Beh, non diciamo cazzate adesso. Questa è una cazzata. No, cazzo, Daniela, non è che hai avuto culo, avrai una. Sì, ho avuto culo. Sono andata in Sardegna in mezzo alla gente appiccicata. Ti schifa pure il virus a te. Ho fatto su e giù per Milano 10 volte adesso in aereo, sì, il treno. Il virus si rifiuta di avvicinarsi. Perché il virus si rifiuta, il virus che è maledetto e intelligente, siccome il virus è maledetto e intelligente, ti vede e si rifiuta di te. Si rifiuta, ti schifa pure il virus. Violerò il coprifuoco, perché allora hanno scritto che non puoi scendere nemmeno per portare il cane a fare la pipì. Ah, io stasera porterò il cane a fare la pipì. Ma un gesto incredibile, la marcia del sale di Candy proprio. Un gesto incredibile, rivoluzionario contro gli inglesi, i colonizzatori dell'India. Sì. La marcia del sale, sei una squinternata che vuol far pisciare il cane dopo le 23. Sei una squinternata. Non sei Gandhi, che devi fare i rapporti, appunto masturbarti, non lo seguirai questo, giusto? Segui Pregliasco, masturbati davanti a tua moglie, non fate più sesso perché può essere un pericolo. Devi solo fare onanismo. Dai, siamo arrivati a questo, al fatto che Pregliasco ci dice che dobbiamo fare l'ultimo minuto. Fermi, no, davvero. L'Istituto Superiore della Sanità, situazione molto grave, state a casa. Adesso. Ma che cazzo vuol dire? Ma che ci vuole? Appena uscita adesso. Cruciani, RDA 1.5, situazione molto grave. Un animalista che conosco personalmente, è andato ricoverato ieri per una trombosi alla gamba, allora? Senti cosa hanno fatto, aveva la febbre, chiaramente non causata dal Covid, l'hanno schiaffato nel reparto Covid, e dopo gli hanno fatto il tampone, hanno visto che era negativo, quindi però se lui era negativo, magari piazzandolo là, l'hanno fatto diventare positivo, capito cosa fanno? Cioè, se tu vai a pronto soccorso... Ma che lo fanno apposta secondo te? Ah, scusami, mi dici il senso di chiedere mi stai dicendo che qualcuno vuole creare un allarme, qualcuno vuole creare una situazione di emergenza per fare cose. Tu sei convinta che ci sia una regia dietro? Dillo, Daniele. Sì, sono convinta, ma non credo che sia soltanto io a pensarla questa cosa qua. Cioè, c'è qualcuno che vuole creare allarme per tenerci sotto controllo? Qual è il punto? Assolutamente sì, perché tu mi devi spiegare come mai vai a vedere i grafici, apri Google, vai a vedere i grafici della Svezia, dove i contagi sono aumentati, sì, ma non c'è un morto, non muore più nessuno, cioè come mai questa cosa, come mai sono aumentati i contagi da quando hanno messo la mascherina obbligatoria, sono aumentati i contagi. Comunque, capito? Ragazzi, cioè, odio adesso questo. Da quando hanno messo ma chi è questa per dire sta stronzata simile? Ma allora, ragazzi, posso dire una cosa? C'è un ultimo ora: positivo al Covid anche lo chef di Mattarella. Cioè, questo è il punto. Lo chef di Mattarella. Ma allora, ragazzi, non ci capiamo. Siamo tutti positivi. Accettate questa. Fate circolare il virus. Circolare il virus. Non ti chiudete dentro casa. È inutile che ti proteggete con la mascherina. Perché, come ha detto anche Walter Ricciardi, il virus penetra attraverso la garza, e quindi indossare la mascherina è anche peggio, perché la infatti ho la mascherina FP3. Ma dai, possiamo mica vivere il virus, ormai abbiamo perso il controllo del virus, non c'è più tracciamento, non ma c'è più nulla, sicuramente è andato in giro, per non morire di altre cose di fame, esatto, con la gente che non lavora più un cazzo, bisogna farlo circolare e proteggere quelli più anziani senza rompere i coglioni, questo è il punto. Invece un'altra volta state a casa, ti ricordo che
ci provarono virus che anche in Israele e poi sono tornati indietro. Ciao Daniele, ciao, ti lascio. Ciao, ciao, un bacio. Ciao, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità?